Bene, buongiorno a tutti. Chiedo scusa se ho scombussolato i lavori, ma data l'autorevolezza degli ospiti, degli interventi, l'importanza del tema, l'importanza dell'occasione, seppur con tutte le limitazioni, le problematiche, che la pandemia obbliga ad assumere, ritenevo corretto dare anche comunque un indirizzo di saluto. Un benvenuto e un ringraziamento a tutti coloro che in presenza o da remoto sono intervenuti e interverranno rendendo questo appuntamento molto interessante e molto importante, anche quindi sotto profilo dell'organizzatore, quindi Regione Lombardia nella sua rappresentanza istituzionale. Io non mi dilungherò e non entrerò nel merito perché il taglio altamente scientifico e tecnico fa sì che è meglio per un assessore di cultura non avventurarsi in considerazioni che possono essere pericolose e magari anche sbagliate, però un paio di riflessioni voglio farle per come la vedo sotto profilo dell'indirizzo politico. Noi siamo molto impegnati, e colgo l'occasione per ringraziare il dottor Azzoni, il dottor Cavagni, tutti i loro collaboratori, ERSAF, per la collaborazione che prestano nel campo della lotta fitosanitaria, a dedicare attenzione a questo argomento, perché è centrale anche sotto profilo della produttività agricola. I dati che ho avuto modo di leggere, seppur velocemente, e che immagino avete approfondito e sviscerato, e lo farete anche nel proseguo, fa sì che, sotto profilo della produttività e aggiungo anche della qualità del prodotto agricolo, il presidio, la lotta fitosanitaria diventa fondamentale per tutelare la produttività, anche con riferimento a un mondo che cresce, quindi ha bisogno di incrementare la produttività agricola, la produttività di cibo, per sfamare tutte le bocche in maniera anche adeguata. È un tema quindi di produttività agricola, è un tema anche, credo, reso ancora più attuale dalla globalizzazione. Ogni anno abbiamo a che fare con patologie, fitopatologie, predatori, insetti diversi, vari, sconosciuti, che ti rendono anche inerme in termini di mancanza di mezzi, almeno nella prima fase di contrasto. Questo rende l'attività degli agricoltori ancora più precaria, ancora più precaria, quindi la produttività, se volete, è anche un grande tema che la pandemia ha reso ancora più evidente, di autoprovvigionamento, no, del sistema agricolo nazionale. Quindi è un tema estremamente importante, un tema che io penso la globalizzazione nel suo complesso, che sarà sempre più forte, perché comunque anche gli spostamenti delle persone, delle cose diventeranno sempre più veloci, come è giusto che sia, renderà ancora più attuale. Quindi come affrontarlo? Il mio approccio, la mia personale visione è quella non soltanto semplicemente, banalmente, se volete, di potenziare uomini e mezzi a partire dalle realtà regionali e territoriali, non è un tema banale, assolutamente, lo stiamo facendo, va fatto, forse per troppi anni abbiamo dato per scontato questo tema e abbiamo smesso di investire in uomini e mezzi a livello territoriale. Non soltanto, ed è un tema importante, rafforzando il più possibile il coordinamento nazionale e anche trasnazionale. Su questi temi non devono esserci barriere amministrative. Io sono convintissimo, pur da difensore convinto dell'autonomia territoriale regionale, che sul tema della lotta fitosanitaria è fondamentale integrare i sistemi, lo si sta facendo, lo si può fare anche meglio, per fare in modo di mettere in conoscenza informazioni, esperienze, pratiche, ed essere ancora più forti nell'affrontare problemi che superano i confini territoriali, anche tra gli Stati membri. Ma anche e soprattutto, e questa deve essere la linea di condotta fondamentale, affidarsi alla scienza, affidarsi alla conoscenza, investire in formazione, investire in ricerca, sviluppare sempre più interventi, strumenti, anche di presidio chimico, anche di lotta chimica, efficaci e, diciamo, in grado anche di coniugare l'esigenza che il mercato e il consumatore pone di da un lato lotte per il sito fitosanitario, dall'altro lato sostenibilità nella produzione agricola. Lo si può fare con l'innovazione, con la ricerca, col continuo miglioramento del progresso in questo campo, in tutti i suoi ambiti: intervento chimico, miglioramento dell'attività agronomica e tutti gli altri strumenti che, diciamo, la lotta integrata porta con sé. E da ultimo esce un po', diciamo, dal seminato, ma comunque uno strumento. Potenziare, io credo, e questo ci viene incontro la prossima PAC, che da questo punto di vista fa un passo avanti, tra l'altro è stato approvato oggi l'accordo tra gli Stati membri, ed è quella di potenziare la gestione del rischio, perché laddove
non si può intervenire sotto forma dell'indennizzo, è fondamentale a livello di politica agricola tutelare e assicurare gli agricoltori anche con riferimento a queste problematiche con politiche assicurative più efficaci. Insomma, il tema è molto complicato e complesso. È fondamentale però parlarne, è fondamentale, io credo anche, e chiudo, uscire un po' dai confini del necessario, fondamentale, centrale dibattito scientifico, anche per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché noi abbiamo un serio problema spesso anche di contrasto per ciò che si deve fare, anche in termini, ad esempio, di rotta biologica, per contrastare un problema che poi incide sull'opinione pubblica, nel senso che ti riduce la produttività o la qualità del cibo che viene fornito, è ciò che l'opinione pubblica accetta in termini, conosce in termini poi di lotta fitosanitaria. Quindi bisogna anche parlarne, andare oltre i confini, diciamo, agricoli o comunque scientifici, coinvolgere l'opinione pubblica, accendere l'attenzione su un tema che comunque sarà un tema centrale dei prossimi anni. Grazie del vostro lavoro, grazie per il vostro contributo. Sul profilo dell'innovazione, della scienza, della ricerca, della formazione, della conoscenza, troverete sempre Gio Lombardia dalla vostra parte. Grazie a tutti.